A Taranto la donna e il mare rappresenta un binomio assolutamente vincente. Una riprova arriva proprio in queste ore, il prossimo 10 ottobre, quindi manca ormai proprio qualche giorno. Sono convocate tre tarantine, due timonieri e una vogatrice per ciò che concerne i campionati europei di canottaggio a sedile fisso. Intanto ve le presentiamo e poi andiamo a capire anche che sensazioni e emozioni ci sono alla vigilia di questo importante appuntamento. Giulia Condemi della Polisportiva Vogato di Taras. Angelica Brescia dell'ASD Palio di Taranto. Gatto Maria Vittoria della LNI Taranto. Un'emozione più grande anche stare tutti insieme di squadre diverse ad allenarci. E non è il primo anno che farò parte insomma, della Federazione Italiana perché anche l'anno scorso sono stata convocata, però è sempre una bella emozione. Per me è la prima esperienza e sono onorata di rappresentare sia la mia scuola Voga, la Polisportiva Taras, sia la città di Taranto. Ecco, ci piace anche sottolineare il momento della preparazione che vede tanto sacrificio e impegno. Andando in acqua il più possibile, con tutte le condizioni meteo, sempre affiancati da istruttori competenti, quindi sempre in sicurezza, però senza mai mollare, allenandosi il più possibile, in ogni momento. Non a caso abbiamo scelto la piazza della casa comunale, un po' il simbolo di questa città. Ecco, si porta in alto anche la bandiera rosso-blu. E questo può essere anche un invito e un'occasione per invitare chi non conosce questi sport, le donne che sono a casa e che ci seguono e che volessero intraprendere un'attività di questo tipo. Perché avvicinarsi alla voga, ad esempio? E perché fa bene, è un motivo comunque per stare insieme, per anche godere, rilassarsi un attimino. Io credo che questo sport debba essere dai tarantini cullato, in quanto noi, avendo proprio due mari, cioè, dovremmo essere i portavoci di questo sport.